Com'è possibile esaltare la fragranza fresca del tè verde e allo stesso tempo mantenere la morbidezza del nero? Questo è l'Oolong. Io sono Fabiola Ruggero e in questo video ti spiegherò oggi ti racconto quattro Oolong rarissimi che fanno parte della Compagnia del Tè, il nostro abbonamento mensile con cui puoi scoprire il mondo del tè attraverso le rarità. Hai mai assaggiato un Oolong? Oggi te ne presenterò quattro rarissimi, in modo che tu possa, se non l'hai ancora assaggiati, scoprire di più e decidere se eventualmente acquistarli o ricercarli. Ti presenterò in particolare i quattro tè della Compagnia del Tè di questo mese. La Compagnia del Tè è un abbonamento attraverso cui puoi ricevere mensilmente quattro tè rari di varie tipologie da tutto il mondo: tè o infusi, quindi blend che creo io, oppure giardini monovarietà da ogni parte del mondo. O facciamo una selezione delle cose migliori che ci colpiscono di più e le portiamo direttamente a casa tua. Questo mese parliamo di Oolong. Oolong è in particolare quattro varietà quasi introvabili. Che cos'è l'Oolong per darti alcune indicazioni? Oolong significa tè semifermentato, ovvero è un tè che è a metà tra il verde e il nero ed è per questo che questo tipo di tè proprio mantiene le caratteristiche, le qualità, la caratteristica di freschezza che è tipica del tè verde, ma con la morbidezza e la dolcezza del tè nero. La cosa importante e interessante è che nel nome c'è già legata la sua origine, perché Oolong deriva da o Wulong, è un nome cinese che vuol dire drago nero. E infatti dietro questo nome c'è proprio la leggenda di questo tè. La cosa importante da ricordare è che quando i cinesi ci raccontano un tè attraverso una leggenda, significa che siamo di fronte a una perla rara. E quindi questo è il caso degli Oolong. I quattro tè che ti presenterò arrivano non soltanto dalla Cina, in particolare da Taiwan, che è una delle principali regioni di produzione, ma anche da altre parti del mondo, proprio perché andremo oltre quello che è solitamente già conosciuto. Iniziamo. Ecco il primo tè che ti presento oggi, One Black Oolong, un tè molto particolare che viene dall'isola di Taiwan, in particolare da una regione, Luye, nell'isola di Taiwan appunto, in una condizione di clima perfetta dove c'è il giusto grado, in queste montagne dove c'è il giusto grado di sole ma anche di escursione termica e di piogge, ed è un tè che potenzialmente potrebbe essere raccolto tutto l'anno, ma che in realtà viene raccolto proprio per la sua particolarità soltanto nel periodo estivo, giugno. Le foglie sono bellissime intanto, arricciate, nere e si capisce già osservandole che sono intere, quindi le ritroveremo poi una volta aperte. Il profumo, gradevolissimo, con note zuccherine e dolci e anche quasi di cioccolato, si sente già al naso. Andiamo a prepararlo. One Black Oolong. Infatti si chiama proprio così, One Black, perché ci dà l'idea di queste note dolci e sembra che sia famoso perché ad un certo punto i giardini vengono attaccati da un insetto particolare che ovviamente crea un effetto sul cloroplasto delle foglie che gli regala poi queste note dolci che riscopriremo in tazza. Quindi utilizzo il bicchiere che troverete nell'abbonamento semestrale, la tazza Saggiannusa, perché questa tazza ha la particolarità di aiutarci a degustare in maniera professionale il tè. Ecco qui, acqua ben calda ovviamente. E aspettiamo il tempo richiesto da questo tè, circa 3 minuti, e osserviamo intanto il colore. Guardate il colore ambrato, intenso, che c'ha note quasi di cacao anche in questo caso, già il colore. In tazza le prime note che vengono fuori sono il miele, che ovviamente sono anche nel nome, ma anche le note classiche maltate e un po' di caramello del tè nero. Aspettiamo il tempo dell'infusione, 3 minuti. Il tè è pronto. Vedete come è semplice. E mentre il tè si prepara in tazza, si raffredda un po', scopriamo le foglie. Quindi le note di miele, dolci, caramellate ovviamente sono confermate, ma si è aggiunta anche una nota gradevole di limone, quindi la freschezza. E adesso proviamo ad assaggiare. L'Oolong in generale, gli Oolong sono tè che hanno poca teina perché vengono selezionate le foglie più grandi, quindi è un tè perfetto se volete approfittarne ad esempio anche il pomeriggio o la sera. Wow, esplosione! Cioccolato e caramello. E in finale la freschezza del limone, è un tè che colpisce per la dolcezza, la prima nota che arriva.
Molto buono. Ed ha anche questa nota leggermente astringente che rinfresca, quindi è un tè anche molto molto dissetante. Quindi quando lo assaggiate, spargetelo bene in tutto il palato. Gradevolissimo. Che nella sua ampiezza di profumi è gradevole, devo dire, da bere anche così, senza altre aggiunte. Lo berrei volentieri anche così. Veramente un tè che è piacevole ad ogni sorso, che dà voglia di riassaggiare. Honey Black Oolong, Oolong di Taiwan, uno degli Oolong più insomma, ricercati e anche difficili da trovare, devo dire. Quindi, se finora avete assaggiato soltanto Oolong, ad esempio più freschi, non con questo grado di fermentazione più spinto, vi consiglio di provarlo. Decisamente un ottimo tè da pomeriggio, molto, molto gradevole. In accompagnamento ad esempio di cioccolato, di un dolce al cioccolato o comunque di una pasta frolla, veramente buono. La seconda meraviglia, sono molto molto felice di presentarvi il Gaba Green Oolong, un tè famoso soprattutto negli ultimi anni perché è frutto di una ricerca dell'Istituto di Ricerca sul Tè di Taiwan e è famoso per l'alto contenuto di acido GABA. Che vuol dire un aminoacido particolarissimo, guardate che foglie meravigliose, che è in grado di avere effetti calmanti sul sistema nervoso e che sembra sia anche in grado, questo dagli studi ovviamente che sono stati condotti su questo tè, di portare stabilità alla frequenza cardiaca. Quindi veramente un tè che ci rilassa, ci rimette al mondo ed è non solo per le sue qualità, ma direi anche per la bellezza. Voglio farvi vedere queste foglie meravigliose, grandi, quindi dobbiamo già aspettarci un tè che sarà delicato nel gusto ed infatti questo è proprio per via della cultivar Jin Xuan che viene utilizzata ed è una cultivar che è proprio famosa per l'aromaticità delle foglie. Quindi guardate la differenza anche rispetto al precedente e questa è la bellezza, no, dei tè che dobbiamo sempre osservare, utilizzare tutti i nostri piccoli sensini, gli occhi, il naso, ovviamente il gusto, non soltanto quindi quello che è più visibile, ma tutti i nostri sensi. In questo caso osserviamo queste foglie meravigliose, quindi le prepareremo, per cui ci dobbiamo aspettare, già le foglie ce lo stanno dicendo, un tè molto gradevole e fiorito al naso. Al naso sento queste note delicatamente speziate, ma anche il dolce che viene fuori già è fiorito, che viene fuori annusando le foglie. Prepariamolo. Gaba Green Oolong lo prepariamo, in questo caso con un'acqua leggermente più fresca rispetto alla precedente, quindi intorno agli 85-90 gradi. Guardate già come il colore è diverso dall'Honey Black Oolong, quindi ci aspetteremo delle note leggermente più fresche e fiorite. Già il colore ce lo sta dicendo. Il vegetale si sente anche annusando, ovviamente. Vegetale sono le prime note rispetto all'altro che invece era molto più dolce, speziato. Qui estraiamo proprio la freschezza e anche il colore, come vedete, ci dà delle indicazioni. Quindi aspettiamo anche qui qualche minuto e tra poco lo assaggeremo. Ci siamo, non vedo l'ora di assaggiarlo. Il colore. Com'è diverso. Le note vegetali che sembrano quasi iodate, quindi ricorda un po' la freschezza dei tè giapponesi quasi. In tazza il colore è giallo delicato, con riflessi dorati. E anche qui il fresco si riconferma, quasi un po' di erba appena tagliata. Tutt'altro viaggio. Note sempre dolci, ma non così come nel caso dell'Honey Black. C'è questa freschezza e morbidezza, quindi malgrado sia fresco, è un tè che non rimane astringente, non rimane amaro. È un po' quasi un elisir, rimane un bouquet delicato, vivace, leggero. Decisamente gradevole, mi sento già molto più calma, l'effetto dell'aminoacido GABA entra in circolo.
No, vi stupirà, perché qui siamo di fronte ovviamente a un oolong con una fermentazione leggera, quindi non superiore al 20%, e quindi abbiamo ovviamente in ricordo la freschezza dei tè verdi, ma inizia anche la dolcezza, quindi ecco, è un tè che va apprezzato ad ogni sorso, gradevole. Gaba Green Oolong. In questo caso consiglio, potreste berlo tutto il giorno proprio anche per le sue qualità, quindi quando volete una giornata in dolcezza, in calma, quando volete esaltare la calma e la tranquillità, potete concedervi questo oolong che vi aiuterà sicuramente a raggiungere il vostro obiettivo di serenità. E veniamo al numero 3, ancora un'altra specialità che sono veramente contenta di presentarvi, Turzum Oolong. E qui usciamo obiettivamente da tutto quello che normalmente ci si può aspettare o si può pensare dell'oolong, perché usciamo dalla Cina. Quindi non siamo più in Cina ed è anche per questa una rarità il tè che abbiamo selezionato, perché dalla Cina viaggiamo in India e in particolare nella regione del Darjeeling, che è considerata un po' famosa in tutto il mondo per appunto questo tè, considerato lo champagne dei tè, tè nero Darjeeling. E in questo caso, ed è qui la novità, invece abbiamo un giardino che produce oolong, quindi un tè semifermentato. Sull'onda della leggendaria, della leggenda degli oolong, che sono un po' richiesti sempre di più perché ovviamente più rari da trovare, questo giardino Turzum, da Taruzum, ovvero è il luogo del mercato settimanale in dialetto indù del villaggio, produce un oolong, devo dire, notevole. Qual è la sua particolarità? Sono le note classiche dei Darjeeling, ovvero di moscato dolce e di frutta, che non sono in un tè nero, ma questa volta che scopriamo in un tè oolong, quindi un tè più delicato in teina, ma che ricorda lo champagne dei tè, ovvero il nero Darjeeling. Osserviamo le foglie, anche qui bellissime, notate le punte più chiare che sono la percentuale di germogli notevole e anche qua le note decisamente speziate e maltate, quindi il ricordo, almeno al naso, e vedremo che cosa ci aspetteremo poi in tazza, ricorda proprio le note classiche del Darjeeling, ovvero del tè nero indiano, benché siamo di fronte a un oolong. E finalmente lo prepariamo, Turzum Darjeeling Bio, la cosa che non vi ho detto in più, questo è un tè bio, quindi è un giardino che si è convertito alla produzione biologica. Guardate il colore che sfumature tende, le prime sfumature sono intorno al rosa antico. Gradevolissimo, wow, al naso adesso riconosco le note di frutta matura di moscato, che sono veramente tipiche dei Darjeeling, ma in questo caso ritrovo in un oolong. È magico il mondo del tè. Quindi aspettiamo 3 minuti all'incirca e lo assaggiamo. Appena è pronto il nostro Darjeeling Turzum Bio. E qua siamo tornati ai colori ambrati classici del tè nero, anche se vedete con una sfumatura leggermente più chiara, e vediamo che cosa ci riserva il gusto. Anche qui le note di frutta matura, ma anche di spezie, e la dolcezza inevitabile del caramello, che è tipica anche di alcuni tè Darjeeling. E vediamo, finalmente lo assaggiamo. Quindi guardate questo colore meraviglioso. Wow, note vegetali di moscato dolce, quindi la parte vegetale è la prima cosa che scopro, perché ovviamente siamo di fronte a un grado di freschezza diverso rispetto al nero, ma immediatamente il moscato che riempie il palato, quindi moscato dolce, ed è incredibile. Una veramente buonissimo, è un elisir dolcissimo. E infine la freschezza, qualche nota leggermente amara, che completa la dolcezza che arriva all'inizio. Quindi è un tè, direi, in perfetto equilibrio, che rilascia un'impressione immediata, ma che rimane nel tempo queste note fruttate di uva di moscato. Interessantissimo. Wow.
Provatelo con un dolce se volete, ma anche volendo con un piatto speziato, speziato se volete andare sul contrasto, ovviamente con un dolce non plus ultra, con un dolce alle creme per esempio, quindi queste note dolci si sposeranno perfettamente. Il quarto, ancora vi stupirò di nuovo con effetti speciali, qui un tè assolutamente famosissimo in tutta l'Asia, ma meno conosciuto in Europa, Stone Ginseng Oolong. Guardate che foglie incredibili, questo sono delle foglie che vengono lavorate, questo Oolong è famoso in tutta l'Asia perché è bevuto per le sue proprietà terapeutiche un po' dappertutto, sono delle foglie, e le troveremo all'interno, che vengono lavorate nel momento della rollatura con ginseng e liquirizia, e polvere di liquirizia, quindi vengono le foglie di tè, vengono avvolte, non so se riuscite a vedere, vengono avvolte e ricoperte di queste polveri. Quindi non si sente tanto al naso, al naso si sente più, sì, un pochino il ginseng, ma un po' la liquirizia, ma quello, la sua particolarità ovviamente si svela in tazza. Stone ginseng, dal nome, che ricorda appunto delle piccole pietre, ed è un tè che viene prodotto nella regione di Fujian in Cina, ma che è ovviamente famoso e diffuso in tutta l'Asia, come vi dicevo, che viene bevuto proprio per le sue qualità legate non solo all'oolong ma al ginseng anche, e le proprietà anche digestive della liquirizia. Lo proviamo. Acqua ben calda in questo caso, molto ben calda, perché le piccole stone, le piccole pietre hanno bisogno di calore per potersi aprire, e quindi se non utilizzate l'acqua abbastanza calda questo non succederà, o non si apriranno nel modo giusto. Anche qui sospettiamo che sia quindi un oolong che abbia un grado di freschezza, lo vediamo già dal colore che non è ambrato ma tende piuttosto al verde giallo, verdino giallo, quindi aspettiamo 2-3 minuti più che 2 e vediamo che cosa succederà in tazza. Ed è pronto anche Stone Ginseng Oolong, ecco qua, ancora delle sfumature diverse. E questo è il bello, ovviamente. Beh, al naso si sente chiaramente il ginseng e le note erbacee del tè. Mi aspetto in questo caso che la presenza di note amare, ovviamente legate anche al ginseng, sia più chiara. Sì, infatti, è un tè dove prevalgono note vegetali, decisamente. La liquirizia è quella che arriva per ultima, perché ovviamente accompagna un po', è sicuramente meno intensa come gusto rispetto al ginseng, ma si sente delicatamente in finale, quindi se ad esempio ci sono persone che non amano il gusto, non dovete preoccuparvi perché non si sente moltissimo in questo caso, o almeno con il ginseng perde un po' il suo potere aromatico. Gradevole, note calde direi, un po' zuccherine, non troppo astringenti, c'è solo questa, ecco, leggera amarezza che viene data dal ginseng, ma è un tè che si beve molto bene direi e che dà voglia di riprovare, ecco. Ha un retrogusto anche che rimane a lungo, e questo dà anche un indice della qualità, no? Perché per molti tè l'oolong non fa eccezione, più il retrogusto, quindi le note finali, una volta che abbiamo ingoiato il tè, rimangono piacevoli, anzi le note, il retrogusto finale qui è quasi di miele dolce, riempie quasi fino al naso, e quindi significa che siamo di fronte a un tè che è di grande qualità. E questo anche il nostro ginseng, Stone Ginseng, non fa eccezione, quindi me lo sorseggio fino alla fine, visto che questo era l'ultimo tè che vi volevo consigliare nella compagnia del tè. Quindi se volete assaggiarli, erano i nostri quattro, le nostre quattro rarità. Abbiamo viaggiato tra la Cina, Taiwan, ma anche l'India, per darvi l'idea che non esiste solo anche benché gli oolong siano famosi in Cina, non è l'unico paese la Cina che li produce, ma sempre di più, essendo un tè molto richiesto, altri paesi ovviamente cominciano a creare delle meraviglie. Quindi spero che vi siano piaciuti, vi abbiano dato delle indicazioni in più, se non li conosci in questo modo ne sai un po' di più. Se vuoi continuare ad assaggiare o a scoprire meraviglie di rarità, ti puoi abbinare alla compagnia del tè, di cui trovi tutte le indicazioni nel link nel testo sotto questo video. E se ti è piaciuto questo video mettici mi piace e continua a seguirci, ci vedremo presto con altre degustazioni e soprattutto
ad aprire nuove porte nel mondo del tè in foglie. A presto!